si è svolta a Pesaro presso la prefettura la premiazione delle 16 studentesse e studenti che tra giugno e agosto dal nostro territorio partiranno per un periodo all'estero con Intercultura. Anche quest'anno la cerimonia ha trovato il sostegno e la collaborazione delle amministrazioni locali, degli istituti scolastici e della prefettura. Questa associazione Intercultura è un'associazione poi tra l'altro che è in tutta Italia ma anche internazionale. Devo dire fa un'opera veramente encomiabile perché grazie ai volontari che fanno parte dell'associazione si riesce a far sì che gli studenti, in questo caso della provincia di Pesaro Urbino, possano andare all'estero e quindi fare quell'esperienza, secondo me, formativa sia da un punto di vista culturale ma anche sociale, di rapporti, di amicizie che poi magari rimangono per tutta la vita. Durante l'evento il presidente del centro locale di Intercultura ha sottolineato come i ragazzi in partenza saranno dei veri e propri ambasciatori del nostro paese, del nostro territorio. Lo scopo è far sì che questi ragazzi per una crescita personale possano mettersi a confronto e scoprire il diverso, fare un po' da ambasciatori dell'Italia, del nostro territorio, quando si incontrano con culture diverse e in generale poi al di là dell'esperienza personale, quella di cercare di creare un dialogo interculturale tra mondi diversi, paesi diversi e culture diverse. La provincia di Pesaro Urbino è particolarmente fertile per questo tipo di esperienze. Negli ultimi 10 anni sono partiti con Intercultura oltre 200 studentesse e studenti delle superiori e sono stati ospitati oltre 30 ragazzi e ragazze da tutto il mondo, numeri che raccontano un importante successo. In tutta Italia poi tutti i centri locali fanno numeri molto molto importanti, ogni anno partono più di 1000 studenti, ne vengono ospitati centinaia in Italia, quindi sì, è un progetto di cui siamo molto molto contenti. Ho conosciuto Intercultura grazie alla scuola, io frequento l'Istituto Agrario di Pesaro e grazie a qualche incontro ho conosciuto questa realtà. Sono molto felice, non me l'aspettavo sinceramente e quindi sono rimasta contenta e onorata di far parte di questo gruppo. Perché l'Indonesia e cosa ti aspetti da questa avventura? Perché l'Indonesia? Perché mi piace molto l'Asia e volevo mettere alcuni paesi dell'Asia e poi ho avuto la fortuna di capitare in Indonesia e sono molto contento di dove sono capitato. Ho scelto l'Argentina poiché volevo andare qualche parte in America e ho messo ovviamente più opzioni e mi è capitato l'Argentina. Sono stata un anno in Honduras nel 2022-2023. Mi ha colpito particolarmente questa destinazione perché era un anno insolito che non tutti facevano e per di più ampliavo non solo le conoscenze dello spagnolo, che appunto è una lingua che tuttora studio, ma anche dell'inglese perché appunto frequentavo una scuola bilingue. E mi ha colpito tutto, è stato un paese pieno di nuove scoperte. Consiglieresti questa esperienza? Sì, tantissimo, tutta la vita.